Buonasera, dottor Davigo. Buonasera a lei. Allora, non la metteremo in imbarazzo in una serata di commenti alle elezioni, non la faremo parlare di risultato elettorale, però lei può parlare del paese in cui vive. Il tema comune di tutte le liste che si sono presentate è quello di rinnovare, innovare, cambiare la politica. Lei ha potuto apprezzare un cambiamento dei politici nel paese in cui viviamo? No, non un cambiamento incisivo perlomeno. Io credo che il problema principale di questo Paese sia la mancata regolamentazione giuridica dei partiti, i quali sono associazioni non riconosciute, al cui interno avvengono cose che non sarebbero tollerate in nessuna società di persone, ma neanche in un'associazione che so io, in una bocciofila. Abbiamo avuto due segretari di partito che messi in minoranza hanno espulso la maggioranza degli iscritti. Ecco, tutto questo è possibile perché non c'è alcuna regolamentazione giuridica della vita dei partiti. Il partito corrisponde forse anche al paese che intende rappresentare. L'Italia è un paese corrotto? L'Italia è certamente un paese corrotto, come dimostra il costo delle opere pubbliche, che è superiore al doppio della media degli altri paesi europei e di qualità spesso non eccelsa, visto che crollano i viadotti, visto che crollano le scuole e altre cose di questo genere poco tempo dopo, o comunque alcuni anni dopo la loro realizzazione. Il dibattito politico si sofferma spesso sul modo di selezionare la classe dirigente, si parla di proporzionale, di maggioritario. Lei nella sua esperienza ha potuto vedere che un sistema sia legato maggiormente all'altro a una selezione negativa della classe dirigente? C'era stato un referendum per abolire il voto di preferenza perché si riteneva che fosse un sistema che consentiva a piccoli gruppi di concentrare le preferenze su alcuni candidati. Ma torno a ripetere, il problema è che oggi i candidati, perlomeno fino a quando c'era in vigore il precedente sistema elettorale, erano sostanzialmente scelti dalle segreterie dei partiti. Ora, se le segreterie dei partiti fossero trasparenti non ci sarebbe questione. Il problema è che non essendoci regolamentazione della vita dei partiti non si sa che cosa accade e quindi non si sa con che criterio vengono scelti i candidati. Senta, lei ha letto Berlusconi più che l'avvento dei 5 Stelle teme l'arrivo di Davigo e della sua repubblica giudiziaria con tanti magistrati come ministri. Allora, intanto io non so più come fare a dire che non farò mai politica, quindi sono stufo di ripeterlo, lo dico da almeno 30 anni. Devo dire che in generale di mestiere i magistrati servono per far paura ai cattivi, poi se uno ha paura dei magistrati è un problema suo identificarsi o meno nei cattivi. Senta. Lei, diciamo, non si aiuta in questo rapporto con i politici. Lei ha detto, non faccio il politico, arresto i politici che rubano. Questo è il mio mestiere. Io penso che il mestiere dei magistrati sia quello di vegliare all'osservanza della legge, no? E quindi di occuparsi dei casi di violazione di legge. Governare è un'altra cosa. Io non credo di averne le attitudini, quindi non mi viene neanche in mente di fare una cosa del genere. Senta, i politici sono quelli che però riformano il sistema della giustizia. Lei si occupa, diciamo, di illeciti nel mondo della politica da tempo, ha visto governare il centrodestra e il centrosinistra. Può dire che qualcuno si è occupato in maniera migliore o peggiore del sistema in cui lei lavora, della giustizia? Ma è difficile parlare in generale perché ci sono state persone per bene e persone per male in tutti gli schieramenti. Ho detto più volte che c'è stata una comune attività non di contrasto alla corruzione e al malaffare in questo Paese, ma di contrasto alle indagini e ai processi. Anche molto penetrante, abolendo reati o trasformandoli, oppure cambiando le regole processuali, inventando leggi che stabilivano che qualcuno non poteva essere processato e altre cose di questo genere. Però dalla parte della politica si dice alla fine le indagini scattano sempre quando c'è il momento di votare. Lei ha visto sui giornali, ci sono state le intercettazioni, un boss mafioso che dice io ho fatto un favore a Berlusconi, si è riparlato di fango ad orologeria e di fuga di notizie nel momento più appropriato. Nell'antico diritto romano c'erano i giorni fasti e i giorni nefasti. Nei giorni nefasti non si potevano fare indagini e processi, nei giorni fasti sì, ci facciano l'elenco dei giorni in cui si possono fare le cose, così la finiamo con questa storia. Senta, tra i giorni nefasti probabilmente uno dei politici che ha a che fare con la giustizia in questo periodo, cioè Matteo Renzi, metterebbe quello che oggi in una intervista a Massimo Giannini, che avremo a breve con noi, ha detto, pensate al caso Consip, hanno costruito delle
delle prove contro di me. Quello non ne parla più nessuno, è una cosa gravissima. Si potrebbe chiamare, lasciando intendere, si potrebbe chiamare colpo di Stato. Lei di questa vicenda cosa pensa? Che idea si è fatto? Io non penso niente dei processi in corso, quindi non faccio nessun commento. E può pensare che in un contesto come quello italiano si possa pensare ad arrivare a un colpo di Stato per via giudiziaria? Mi sembra una cosa ridicola. Senta, lei sa che oggi, per vedere l'altra metà del cielo, oggi sono stati condannati dei magistrati che ignorarono le denunce. E la vittima aveva presentato, una donna, 12 denunce contro il marito in poco meno di un anno e mezzo. Le sue disperate richieste sono rimaste inascoltate e poi è stata uccisa. I magistrati che non ascoltarono quelle denunce sono stati adesso condannati. Ci sono delle colpe anche nell'altra metà del cielo? Assolutamente sì, e noi abbiamo abbastanza rigore verso i nostri. È di domenica l'espulsione di due magistrati dall'ANM, e così come la giustizia disciplinare nostra è probabilmente la più severa fra tutte quelle delle pubbliche amministrazioni. Senta, dottor Davigo, ci tolga una curiosità, il 25 giugno lei andrà a votare? Io non so neanche se il 25 giugno ci sono elezioni, io sono iscritto nelle liste elettorali di Milano, non credo che a Milano si voti. No, le ha detto bene, a Milano non si vota.